siamo la farmacia Cocuzza di Calatabiano. Io sono Claudia, la titolare, e loro sono Giusy e Giovanni, i miei collaboratori. Questo è tecnicamente il nostro piccolo organigramma, perché nella realtà siamo una grande famiglia formata da noi e da tutte le persone che entrano ogni giorno in farmacia. Ed è con questo stesso spirito che abbiamo affrontato anche l'emergenza sanitaria che è tuttora in corso. All'inizio è stato un trauma, perché quando ai primi di gennaio sentivamo parlare dell'epidemia che si diffondeva in Asia, sembrava tutto molto lontano, come se non avesse mai dovuto riguardarci. E invece a fine febbraio ecco che il virus arriva in Italia e si scatena il panico. E allora noi immediatamente abbiamo adottato i dispositivi di protezione personale, abbiamo installato i pannelli, abbiamo indossato mascherine e guanti e nel contempo abbiamo spalancato le porte della farmacia, nel senso letterale dell'espressione, perché le abbiamo aperte per non richiuderle mai, nemmeno nelle sere più fredde. E abbiamo sì continuato a dispensare farmaci, ma soprattutto consigli e raccomandazioni sulle norme igienico-sanitarie e comportamentali da seguire e tante tante rassicurazioni sul fatto che se ci fossimo attenute alle indicazioni del governo tutto si sarebbe risolto in fretta e per il meglio, che è in realtà quello che sta succedendo. Devo dire che sin dall'inizio ho avuto un'impressione, ho pensato che se l'emergenza sanitaria non fosse stata reale, se i morti, i contagiati, fossero state solo percentuali astratte, questa sarebbe potuta rivelarsi una grandissima opportunità e anzi secondo me sarà una grande opportunità per la nostra vita futura, perché è come una specie di contrappasso, una sorta di contrappasso che la nostra vita e il nostro stesso pianeta ci stanno mettendo davanti per essere tenuti nella giusta considerazione. E quando tutto questo sarà finito, noi manterremo la memoria della sofferenza che stiamo vivendo dovuta al distacco sociale, alle restrizioni. Molti purtroppo dovranno fare i conti anche con la perdita di persone care e con l'incertezza per il futuro economico e lavorativo. Però ci ricorderemo anche di questi giorni e di quello che siamo riusciti a costruire, la collaborazione, la solidarietà e anche l'immagine di un paese unito che stiamo dimostrando anche all'estero e che mi rende orgogliosa di essere italiana. Nel nostro paese, nella nostra piccola realtà in cui ci troviamo, abbiamo notato moltissima solidarietà. Vicini che aiutavano gli anziani in modo da evitare di farli uscire. Qui in farmacia quasi giornalmente viene la Croce Rossa che aiuta sia gli anziani ma anche persone che per patologie pregresse, diciamo, evitano appunto di uscire. Nel nostro piccolo, anche come comunità, abbiamo aiutato dei comuni limitrofi grazie a un nostro concittadino che ha donato della stoffa con cui sono state create delle mascherine da dei volontari che poi noi stessi come farmacia abbiamo dispensato diciamo, ad ognuno dei nostri clienti, dei nostri compaesani. Questa, diciamo, nella tragedia, perché purtroppo questa è una vera e propria tragedia, questa solidarietà ci ha unito moltissimo. E ci ha fatto capire quanto invece nessuno è solo e dobbiamo rispettare tutte le regole per essere sempre, diciamo, il più vicino possibile ed evitare la qualsiasi, diciamo, conseguenza. Dunque noi diciamo ai nostri clienti, diciamo ai nostri pazienti, a tutte le persone, di essere consapevoli di uscire poche volte, soltanto solo se è necessario, di stare a casa e che tutto andrà bene, che al loro fianco ci siamo noi come farmacia, Farmacia Cocuzza, la migliore in Sicilia, la migliore in Europa, la migliore in Italia, ma perché dal mondo non abbiamo notizie. Andrà tutto bene! Andrà tutto bene.